Per la realizzazione delle scarpine la scelta del filato è fondamentale. Un filato con il quale mi trovo molto bene e ha un'ottima resa per questo tipo di lavoro è il cotone fioco. Il cotone fioco che lavoro con uncinetto più piccolo che è da 1,75. Quindi per la realizzazione delle solette io userò nei vari video tutorial questo tipo di cotone. Come dicevo, quindi l'uncinetto da 1,75, poi oltre al cotone e all'uncinetto utilizzerò le forbici, alcuni segnapunti, un ago per cucire le codine e un metro da sarta. Questi sono i materiali che serviranno per la realizzazione delle solette. Vediamo come si realizzano. Vi auguro un buon lavoro. Inizio con la taglia 0 mesi e avvio 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Salto le prime 2 catenelle, nella terza lavoro 3 punti alti. 1. Due e tre. Poi lavoro un punto alto per ogni catenella fino ad arrivare all'ultima dove di nuovo faremo degli aumenti. Allora, prossima è questa. E poi sono arrivata qui all'ultima catenella, qui all'interno della stessa catenella lavoro 5 punti alti. Quattro, cinque. Proseguo con 7 punti alti e poi di nuovo qui alla fine lavoro gli aumenti. Quindi questo è il primo, secondo. Quattro, cinque, sei e sette. E finisco il giro facendo 2 punti alti all'interno di questo punto. Noi all'inizio abbiamo iniziato con 3 punti alti e ora devo completare fino ad arrivare a 5 punti alti, quindi faccio aumento 1 e 2. Ho finito il giro. Le prime 2 catenelle quindi non contano come primo punto, passo al successivo e chiudo con un punto bassissimo. Così. Inizio il giro numero 2, faccio una catenella. E all'interno dello stesso punto faccio un punto basso. Qui metto un segno.
Poi sui prossimi due punti lavoro un aumento sul primo, un aumento sul secondo. Lavoro con il punto basso, quindi un punto basso seguito da un altro punto basso, primo aumento fatto, sul secondo punto basso e un altro punto basso. E ho finito di lavorare i miei due aumenti. Lavoro due punti bassi, uno e due. Quindi ho fatto due punti bassi, sui prossimi due punti lavoro due punti mezzi alti, uno e nel successivo due, tre punti alti, uno tre e sui cinque punti alti che abbiamo lavorato al giro prima, bisogna lavorare un aumento sopra ogni punto. Quindi alla fine, su questi 5 punti alti, facendo un aumento per ogni punto, avremo 10 punti alti. Inizio, questo è il primo. Uno è all'interno dello stesso lavoro un altro, quindi ho fatto il primo aumento. Secondo aumento, terzo aumento, quarto aumento e l'ultimo, il quinto. Poi lavoro sui prossimi tre punti di base, tre punti alti, uno nel prossimo, due sul prossimo, tre, due punti mezzi alti sui prossimi due punti, quindi uno e due. Due punti bassi, uno. Due. E sui prossimi due punti che mi sono rimasti lavoro un aumento su ogni punto. Quindi un aumento fatto, uno e l'altro aumento fatto. Qui mi è rimasto un altro punto che è il punto di chiusura del giro precedente. Entro e lavoro un punto basso. E ora chiudo con un punto bassissimo. E ho finito il giro numero 2. Ora inizio il giro numero 3 con 2 catenelle. Queste due catenelle non contano come punto. All'interno dello stesso punto lavoro un punto alto. Quindi ho iniziato con 2 catenelle e un punto alto. E sui prossimi 1, 2, 3, 4 faccio un aumento in ognuno di questi punti, per un totale di 4 aumenti. 1, 2. Tre e l'ultimo momento, 4. Vi ricordo che l'aumento significa due punti lavorati nello stesso punto di base. Poi lavoro 7 punti alti e poi di nuovo faccio gli aumenti. 1, 2. 3, 4, 5, 6 e 7. E ora di nuovo sono arrivata alla zona degli aumenti. Al giro precedente ho fatto
5 aumenti, quindi 10 punti alti. Su questi 10 punti alti faccio un aumento su ogni punto, quindi avrò 20 punti alti in questa zona qui. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, quindi metto il segno e inizio. Quindi un aumento per ogni punto. Quindi ho fatto 3 aumenti, finisco di fare i prossimi 7. Ho fatto i miei 10 aumenti, proseguo con 7 punti alti. Mancano 5 punti alla fine del giro e su ogni punto bisogna fare un aumento, quindi un totale di 5 aumenti. Secondo aumento fatto, ora faccio il terzo. Il quarto e il quinto. Qui dove ho il punto di chiusura del giro prima lavoro un punto alto e chiudo con un punto bassissimo e inizio l'ultimo giro che è un giro di punto basso senza fare aumenti. Faccio una catenella, nello stesso punto lavoro un punto basso, qui metto un segno e per ogni punto di base lavoro un punto basso. Ho finito di lavorare l'ultimo giro, ho 54 punti e ora per fare la chiusura tolgo il segno, taglio il filo e faccio la chiusura invisibile con l'ago. E poi faccio la chiusura in questo modo, inserisco l'ago qui dove ho il primo punto, tiro così, poi qui dove ho l'ultimo punto, inserisco l'ago nell'asola esterna e in quella che c'è sotto. Tiro piano piano. Vado a cucire la codina sul rovescio.
Ho tagliato il filo e questa è la nostra soletta. Misura 8 centimetri. Quindi in questo modo si realizza la soletta per la taglia 0 mesi. Grazie per la vostra attenzione, ora passiamo al prossimo video tutorial.